Allora, facciamo un po' di esercizi. Allora, cominciamo, cerchiamo di fare esercizi semplici ma non troppo. Per esempio, andiamo a prendere questo esercizio qua, massimo e minimo della funzione. Allora, prendiamo la funzione f di xy appartenente a c. Adesso diciamo chi è f. Allora, per esempio, prendiamo f di xy uguale x quadro più 2x meno 3y quadro. E poi prendiamo c uguale l'insieme della xy, tali che x quadro più y quadro sia minore o uguale di 9. Allora, cominciamo a fare la nostra figura. Ora, qui abbiamo parecchi vantaggi rispetto alla situazione che abbiamo descritto stamattina, perché conosciamo la funzione di f. È una funzione ben precisa con un insieme ben preciso. Allora, chi è l'insieme C? È il cerchio di raggio 3. Ok? Abbiamo raggio 3. Dovrà fare il massimo e il minimo di questa funzione. Allora, come si fa? Allora, come vedete, la funzione è definita su tutte le due. Quindi la ricerca dei punti stazionari si fa sul dominio della funzione, che in genere è una vera, che però contiene benissimo CC, il nostro invece compatto, dove poi andiamo a massimizzare e minimizzare. Allora, andiamo a fare il gradiente. Chi è il gradiente di f in un punto generico x, y? Allora, devo fare prima la derivata rispetto a x, che fa 2x più 2, e poi la derivata rispetto a y viene meno 6x. Allora, se lo vado a uguagliare a 0 al vettore nullo, questo accade se e solo se 2x più 2 è uguale a 0, messo a sistema con meno 6x è uguale a 0. Quindi se e solo se x uguale a meno 1 e y uguale a 0. Quindi qua è particolarmente semplice il sistema. Quindi otteniamo un unico punto stazionario, ok? Punto meno 1, 0, sta qua, questo è l'origine, qua sta x con 0, questo qua è un punto stazionario. Allora, la prima cosa che possiamo fare, sappiamo che meno 1, 0 è un punto stazionario, meno 1 è stazionario. F di meno 1, 0, quanto fa? Allora, se io ci metto al posto di x, ci metto meno 1, qua viene più 1, meno 2, più 0 fa meno 2, fa meno 1. 1 meno 2 fa meno 1. Ok? Ora, come si fa a capire che questo non è... Allora, che punto stazionario è? Sarà un massimo, sarà un minimo, sarà un punto sella, sarà un'altra cosa. Allora, in questo caso è particolarmente semplice, andiamoci a fare la matrice hessiana. La matrice hessiana è 2, 0, 0, meno 6. Quindi, come vedete, è particolarmente semplice perché è già diagonale.
gli autovalori stanno sulla diagonale principale, quindi sono 2 e meno 6. Che segno hanno? Visto. Ok? Quindi si tratta di un punto sella. D'altro canto, allora, le direzioni del punto sella, gli autovalori, gli autovettori, sono 1, 0 e 0, 1. Quindi sono proprio le direzioni, gli autovettori sono in questa direzione qua e in questa direzione qua. Allora, praticamente, questa funzione chi è? È x più 1 al quadrato meno 3y al quadrato meno 1. Si è andata? Cioè è il quadrato di questo meno il quadrato di questo meno 1. Se ci fate caso, se io, allora, nel punto meno 1, 0 la funzione vale meno 1, perché questo si annulla, questo si annulla, questo vale meno 1. Se mi muovo un po' la y, quindi da 0 faccio diventare meno epsilon più epsilon, e questo non cambia, rimane 0. Questo è meno 1, però qua mi viene meno 3epsilon quadro. Meno 1 meno 3epsilon quadro vuol dire che fa così. Se invece muovo poco poco la x, prendo 1, meno 1 più epsilon, meno 1 meno epsilon, questo pezzo rimane 0, questo pezzo vale meno 1 e qua mi viene epsilon meno epsilon, ma poi c'è il quadrato e quindi viene più epsilon quadro, quindi viene meno 1 più epsilon quadro. Quindi se muovo la x fa così, se muovo la y fa così. Allora vedete bene il punto 6. È chiaro che qua è tutto facile perché le direzioni già sono, sono quelle giuste. Allora, questa cosa ci dice che questo punto, essendo un punto sella, sicuramente non è né di massimo né di minimo. Allora, dove starà il massimo e il minimo della funzione sul nostro insieme? Può stare nell'interno di C? No, perché se stava nell'interno di C, una condizione necessaria per essere un punto di massimo e di minimo è di essere stazionario. Ma l'unico punto stazionario che abbiamo trovato all'interno non è massimo e minimo perché è un punto sella, e quindi il massimo e il minimo della funzione devono stare sulla frontiera. Adesso, come si trova sulla frontiera? Adesso noi non sappiamo nulla di curve, ma in questo caso particolare non c'è bisogno, perché cosa si può fare? Questi punti qua della frontiera si possono parametrizzare, cioè un punto, se io indico con alfa quest'angolo, questo punto qua che coordinate ha? È banale. 3 cosen alfa, 3 sen alfa, o no? Perché se questo è alfa, questo è coseno di alfa per il raggio che vale 3, e questo è sen alfa per il raggio che vale 3. Allora, e questo è un punto generico della frontiera. Per descrivere tutti i punti della frontiera, cosa devo fare? Devo girare alfa, lo devo far variare dove? Tra 0 e 2π. Allora, siccome alfa, è vero che gli angoli li chiamiamo alfa, però quando io l'angolo poi lo devo far variare, lo tratto come una variabile di analisi 1, gli posso dare il nome che mi pare. In genere, quando usiamo il parametro, in genere al parametro che nome diamo? T. L'abbiamo fatto pure con... E allora diamogli il nome T. Allora io cosa devo andare a fare? Devo andare... Lo scrivo per esteso da qualche altra parte qua. Qua dietro. Questo non c'entra niente con di sopra. Allora dico, per studiare F sulla frontiera di C, sulla
frontiera di C basta studiare la funzione g di t uguale a f di 3 volte coseno di t, 3 volte seno di t. Ok? Va bene. Per t naturalmente che varia tra 0 e 2π. Perché io cosa sto studiando? 3 cos t, 3 sen t è un punto che sta su questa circonferenza, ci calcolo la funzione sopra e è come se stessi studiando tutti i valori della funzione sulla mia circonferenza. Naturalmente, quando t uguale a 0 uguale a 2π greco, ottengo sempre il punto 3, 0 che viene ripetuto due volte, una volta all'inizio e una volta all'inizio. Però, per il resto, andiamo a fare la sostituzione. Quindi, chi è g di t? G di t è uguale a x quadro fa 9 cos quadro di t più 6 coseno di t meno 3 per 9, 27 sen quadro di t. Ok? Però possiamo anche, se non mi piace il fatto di avere questi due quadrati, posso anche ricordarvi che per esempio 9 cos quadro uguale a 9 meno 9 sen quadro, posso anche scrivere 9 più 6 cos t meno 36 sen quadro. Allora, vediamo intanto se funziona sta cosa. Prendiamo il punto 3, 0. F nel punto 3, 0 vale 9 più 6, 15, meno 0 fa 15. Allora, mettiamo t uguale a 0, perché lì l'angolo fa 0, ma qua mi viene 9 più 6, 15, meno 0 che fa 15. Oppure 9 più 6 che fa 15, meno 0 che fa 15. Quindi se la parametrizzazione sembra corretta, poi potete, per controllo potete controllarla anche su 0,1, su 0,3 scusate. 0,3 significa che t è uguale a pi greco mezzo. Allora, se metto 0,3 qua mi viene 0,0 meno 27 e a pi greco mezzo qua mi viene 0,0 meno 27 e qua mi viene 9 più 0 meno 36 che fa sempre meno 26. Oh, se vi va controllate pure un terzo punto, ma insomma. Okay. Questa è la funzione da massimizzare e minimizzare. Adesso andiamo a fare come si fa? Questa è la funzione di una variabile. Cosa ci ha consentito di scendere a una variabile? La parametrizzazione. Noi sapevamo come parametrizzare la circonferenza. Questo qua, quando lo formalizzeremo meglio, si chiamerà vedere la frontiera di t come sostegno di una curva. È più o meno la stessa cosa, però in questo caso è particolarmente semplice perché conosciamo la parametrizzazione, quindi conosciamo esplicitamente come fa questa linea. Va bene? Ok, adesso come si fa a trovare il massimo e minimo di una funzione di una variabile? Si deriva. Questa è una funzione sicuramente di classe C infinito, quindi g' di t quant'è? È meno 6 seno di t meno 72 seno di t coseno di t. Perché? Allora, la derivata di coseno è, la derivata di 9 fa 0, la derivata di coseno è meno seno, la derivata di sen quadro è 2 seno, la regola di derivazione della funzione composta per la derivata di seno che fa così, oppure applicare la regola di derivazione del prodotto la stessa cosa, seno per coseno più coseno per seno, quindi 2 seno coseno, 36 ci sta davanti e viene questa roba qua. Okay?
Come si fa a trovare i punti stazionari? Si uguaglia a 0. Quando si uguaglia a 0, a questo punto io ho seno di t che moltiplica, anzi meno seno di t, che moltiplica 6 più 72 coseno di t uguale a 0. Allora, come vedete, i punti stazionari di questa funzione di una variabile quanti sono? Ricordatevi che t sta tra 0 e 2 pi greco. Allora, per annullarsi quel prodotto, che si deve annullare? Uno dei due fattori. Quindi abbiamo o seno di t uguale a 0, cioè t uguale 0 o t uguale pi greco. Ok? Oppure, quindi o si annulla questo, quindi un punto stazionario sta qua, un punto stazionario sta qua, che ricordatevi che poi va sostituito nella parametrizzazione, quindi per t uguale a 0 il punto mi viene qua, per t uguale a pi greco il punto mi viene qua sulla circonferenza. Chiaro? Ok. E l'altro chi è? È coseno di t uguale a meno 6 su 72 uguale a meno 1 dodicesimo. Ma quando è che coseno di t uguale a meno 1 dodicesimo? Faccio un grafico da qualche parte del coseno. Se vi ricordate come è fatto il coseno tra 0 e 2 pi greco, coseno tra 0 e 2 pi greco fa così, più o meno. Allora, qua c'è, siamo a 2 pi greco, qua siamo a pi greco mezzi. Allora, meno 1 dodicesimo è un numero abbastanza negativo, ma abbastanza vicino a 0. E io devo tagliare a un livello. Allora, come vedete, tra 0 e 2 pi greco, le soluzioni di coseno di t uguale a meno 1 dodicesimo sono 2. Ok? Quindi quanto sono? Si calcolano con la calcolatrice, devo fare arco coseno di, però io quando faccio l'arco coseno, l'arco coseno mi restituisce sempre un valore compreso tra 0 e pi greco. Quindi questa soluzione qua, allora queste qua le chiamiamo x1 e x2. Ok? E allora chi sono? Le scrivo qua. Scusate, t1 e t2. Perché i parametri si chiamano t. Allora, quindi se solo se t uguale t1, che è uguale all'arco coseno di meno 1 dodicesimo. Poi uno fa con la calcolatrice e vede quanto viene, perché non è un valore particolarmente esatto. Oppure t uguale t2, che è uguale a quanto però? Beh, se ci fate caso, se io taglio a un certo livello, questa figura è simmetrica rispetto a quest'asse, ma quest'asse chi è? È pi greco. E quindi per trovare il simmetrico rispetto all'asse pi greco devo fare 2 pi greco meno. Quindi devo fare t uguale
t2 che è uguale a 2π meno t1. Quindi questi sono i quattro punti. Allora, prendiamo la calcolatrice. Prendiamo la calcolatrice. E prendiamo allora un dodicesimo, ci metto il meno, poi faccio l'arco coseno. Allora T1 viene circa 1,654 in radianti. Vedete, viene un po' più di pi greco mezzi. Pi greco mezzi è 1,57 circa. Quindi questo è, torna anche graficamente. Ovviamente ci stanno i punti. Meno. T2 sarà circa 4,629 circa, questi sono valori approssimati e torna, sì, perché 3 pi greco mezzi è 4,7, un po' meno di 4,7 circa. Va bene, quindi i valori sono 4, perché poi vabbè, questi qua diciamo che abbiamo calcolato prima quelli, questi qua li chiamiamo T3 e T4. Ecco, quindi ci sono, mentre c'era un solo punto stazionario che era un punto sella all'interno, ci sono ben 4 punti stazionari sulla frontiera. E perché 4? I massimi e i minimi saranno 2 punti. E gli altri cosa sono? No. Sulla fronte, se guardi l'interno, non sono né massimi né minimi. Se guardi solo la frontiera, sono massimo e minimi locali. Allora, andiamo a vedere per capirci meglio. Andiamo a segnare questi punti sulla figura. Allora, un punto stava qua. Un punto stava qua, gli altri due punti stanno poco dopo pi greco mezzi, mi pare, se ricordo bene, sì. Quindi poco dopo pi greco mezzi significa che il punto sarà più o meno qua. E il punto simmetrico da quest'altra parte. Allora, potete notare anche che questa funzione ha una simmetria rispetto all'asse diciamo rispetto all'asse x, cioè se io scambio y con meno y il valore della funzione non cambia, okay. Cioè qua e qua, oppure qua e qua, oppure qua e qua, cioè se prendo due punti che hanno la stessa x e y opposta, il valore della funzione sarà sempre lo stesso, perché ci compare solo y qua, con la x no. È in realtà simmetrica, ma è simmetrica rispetto a quest'asse qua, però insieme poi non è simmetrico rispetto a quest'asse sì. Okay. Va bene, allora andiamo a vedere intanto in questi quattro punti la funzione quanto fa. Allora f di 3, allora innanzitutto dovremmo poi aggiungere qualcosa? Sì, dovremmo aggiungere teoricamente i due punti dove t era uguale a 0 e t era uguale a 2π, ma questi due punti coincidevano entrambi con questo punto qua.
Quindi innanzitutto coincideva tra loro, perché la parametrizzazione era, la frontiera era parametrizzata, diremo poi in seguito che si tratterà di una curva, come sostegno di una curva chiusa, quindi uno fa tutto il giro, quindi finisce dove è partito. Quindi innanzitutto, ma poi per un caso, un punto stazionario già mi è venuto qua, quindi questo punto già lo sto a considerare. Quindi non ci devo aggiungere niente, quindi sono 4 e quelli rimangono. Ok? Bene. Adesso f di 3,0, quanto fa f di 3,0? Abbiamo detto che qua fa 15. No? Perché 9 più 6 meno 0. Poi abbiamo f di meno 3,0. Quanto fa? Stavolta non fa 15 perché fa 9 meno 6, che meno 3 al quadrato fa 9, quindi fa soltanto 3. Meno 3 al quadrato fa 9, meno 6 fa 0, meno 0 fa 3. Poi dobbiamo fare f di 3 coseno 21, 3 seno di t1. E quanto viene circa? Ora faccio il conto con la calcolatrice. Ho detto quella era 1,654. Allora, innanzitutto fatemi togliere la memoria. Ok. Allora, cosa devo fare? Devo fare la x è il coseno di t1. Allora, ok, 1,654, ci devo fare il coseno, giustamente il coseno era meno un dodicesimo, quindi questo qua è meno un quarto, perché quello era a t1, il coseno di t1 valeva meno un dodicesimo, moltiplicato per 3 fa meno un quarto. Adesso quest'altro valore ce lo possiamo ricavare con, con il fatto che il quadrato di questo più il quadrato di questo deve fare 9. Siccome stiamo qua, qua quanto mi viene? Voglio fare un po' di spazio così lo scrivo un po' in maniera più ordinata. Tanto i punti stazionari non mi interessano più interni. Quindi devo andare a calcolare la funzione in f di meno un quarto, virgola, la radice di 81 meno un sedicesimo. Perché devo fare? Questa è la x. Io cosa so? So che x quadro più y quadro sulla frontiera fa 9. Sulla, minore uguale dentro. Uguale sulla frontiera. Quindi y quadro sarà 9 meno il quadrato di meno un quarto, un quadrato di meno un quarto fa un sedicesimo, quindi viene 81 meno un sedicesimo. Faccio la differenza e poi devo fare la radice. E questo sarebbe f di questo qua. Però c'è anche l'altro. L'altro chi è? È f di meno un quarto, virgola, meno la radice di 81 meno un sedicesimo. Perché quando scendo di sotto la x non cambia, la y cambia di segno. Ok, questi due valori in realtà sono uguali, sono tutti e due uguali. Quanto sono uguali? Andiamo a fare il conto. Allora devo fare meno un quarto al quadrato, quindi viene un sedicesimo. Poi devo fare più 2x meno un mezzo meno 3 che moltiplica y uguale. Ma y uguale, quando faccio il quadrato di questo viene uguale. Viene 81 meno un sedicesimo. Quindi quanto mi viene?
No, scusate, qua era 9, no? Qua 81. Qua, x quadro più y quadro faceva 9, non 8. Mi sono... Okay. Quindi, qua mi viene meno 27 meno un mezzo più 4 sedicesimi, che fa un quarto. Quindi viene meno 27 meno 4. Ok? Benissimo. Allora, di tutti questi valori, qual è il più basso? Questi due. Questo è negativo, questo è positivo. Il più alto è questo. Allora, questo è il punto di massimo assoluto. Questi sono i punti di minimo. E questo che cos'è? Questo qua. Allora, dipende. Se lo guardi sulla frontiera è un massimo relativo. Se lo guardi su tutto l'insieme, non è né massimo né minimo. Per capirlo meglio, perché se no non capiamo, andiamo a vedere come punta il gradiente. Andiamo a fare il gradiente. Allora, qua il gradiente viene nullo. No, scusate, qua non viene nullo. Non viene nullo. Qua il gradiente quant'era? L'avevo cancellato. Il gradiente di f di x, y era uguale a 2x più 2 meno 6y. Allora, quindi 6y viene 0 perché siamo y uguale a 0. Però 2x più 2 viene meno 3 per 2 fa meno 6, viene meno 4, 0. Quindi il gradiente qua punta di qua, che vuol dire la funzione starebbe salendo di qua. Quindi la funzione qua sta salendo. La funzione, ovviamente dovrei fare anche la proporzione, perché in questo punto il gradiente vale 0, quindi le freccette mano a mano che vado dovrei fare più corte. Però insomma, la funzione di qua sale sia di qua che di là. Ok? Però la funzione, se io vado a fare in questa direzione qua, la funzione sale in questa direzione, cioè se mi metto sopra questa a x con 0, quindi il gradiente è proprio verticale e punta così, cioè la funzione sale in questa direzione e poi se ne va in questa direzione qua. Vi ricordate la sella? La sella fa così e così. Ora, che succede ecco, se io mi metto a disegnare tutti i gradienti, dopo un po' qua non si capisce più niente. Ok? Però andiamo a vedere soltanto come si comporta la funzione sulla frontiera. Allora, quello che noi sappiamo sulla frontiera è che la mia funzione g di t, quella che descrive il comportamento della mia funzione sulla frontiera, ha dei punti stazionari solo qua, qua, qua e qua, quindi gli altri posti o sale o scende. Allora, siccome quando io parametrizzo, per esempio, se mi muovo in questa direzione, la funzione cosa fa? Passa da un valore più basso a un valore più alto, quindi la funzione da qua sta salendo, no? E da qui invece
pure, basta un minimo, cioè qua invece riscende e qui pure sale e qui pure scende in qua e sale in qua. Quindi, come vedete, qui la funzione ha un valore alto, poi scende un valore molto basso, poi risale un valore che non è alto come quello di prima. Perché non è alto come quello di prima? Perché il centro della sella sta spostato. Allora, siccome io ho tagliato la sella, il grafico della mia funzione è una sella, siccome l'ho spostato, non l'ho centrato all'origine, e qua è più vicino al centro della sella, quindi la funzione da questa parte non ha fatto tempo a riprendere il valore di qua. Quindi il minimo che, diciamo, è come se io avessi tagliato la sella di più da una parte, quindi da quella parte la sella è alta di meno. Ok? Se io però guardo soltanto il bordo che è stato tagliato, diciamo come è stata tagliata la mia sella, è stata messa, è stata carotata con una cosa a sezione circolare. Se vado a vedere soltanto il bordo che è stato, diciamo, del grafico che è stato carotato, qua la mia funzione, qui c'è il minimo, qua di sale c'è un massimo locale, qua di scende c'è il minimo, qua c'è un massimo assoluto. Se invece guardo rispetto a tutta, cioè voglio dire, se qua prendo un intorno non solo sulla frontiera, ma su tutto l'insieme che è questo qua, allora vedete che la funzione di qua scende, di qua scende, ma sì, di qua pure scende, in effetti questo è un minimo, è un massimo locale. Ok? Cioè si può, allora, perché come si fa a vedere che questo è un massimo locale? Allora, un modo migliore di vederlo è andare a disegnare le linee di livello. Se andiamo a disegnare le linee di livello, chi sono le linee di livello? Sono x della mia funzione sono le linee di livello x più 1 quadro più meno 3 y quadro meno 1 uguale k. Questa è la funzione e qua ci metto il livello k. Ok? Allora, quando è che ottengo... Questa che cos'è? L'equazione di un'iperbola. Quando è che questa iperbola degenera? Quando k uguale a meno 1, perché qua si annulla il termine nodo e quindi diventa... E chi sono i due asintiti? Gli asintiti sono x più 1 uguale più o meno radical 3 y. Ok? Quindi y uguale più o meno 1 su radical 3 per x più 1. Ora, 1 su radical 3 è una... è un coefficiente minore di 1, 0,6, un po' meno di 0,6. Allora andiamo a rifare la nostra figura qua. Cancelliamo un po' perché se no non si capisce niente. Rifacciamo la nostra figura. Allora, io c'avevo un bel cerchio di raggio 3. Poi abbiamo detto, qua sta l'origine, qua sta il punto meno 1, 0, x con 0, che è il centro della nostra iperbola. Chi sono gli asintodi delle linee di livello? Gli asintodi delle linee di livello sono tutte iperboli, sono più o meno, faranno così. Allora, come saranno fatte le linee di livello? Saranno fatte così, più o meno, eh? Questo lo chiamiamo x con 0. Saranno fatte così. Saranno
vedete? L'ultima che tocca l'insieme, questa stiamo a scendere, questa mi dà il punto di minimo. Non la faccio da questa parte perché è simmetrica. Da questa parte invece saranno fatte così, 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 e anche qui vedete la linea di livello che mi dà questo valore qui, qui invece la funzione sta salendo e l'altra parte è la sella, qui la sella sta scendendo e qui la sella sta salendo. Anche qui, come vedete, la linea di livello lascia, l'ultima linea di livello che tocca l'insieme, lascia l'insieme tutta la stessa parte. Quindi che vuol dire? Che questo è un massimo locale. Da questa parte la cosa è simile, semplicemente c'è più spazio e quindi l'ultima linea di livello qua mi dà il massimo assoluto, perché devo fare salire un po' di più perché c'è più spazio qua per salire con la mia funzione. Va bene? Oh, è chiaro che si tratta di una funzione molto semplice e molto particolare la situazione, però la situazione è questa qui. Da qui la situazione è perfettamente simmetrica rispetto a questo, quindi qua abbiamo l'altro minimo che è simmetrico. Okay. Ora è chiaro che alcune cose ci siamo aiutati con che cosa? Ci siamo aiutati col fatto che la nostra funzione era un polinomio di grado 2 e quindi conosciamo come sono fatte le linee di livello. Le linee di livello in questo caso, essendo gli autovalori dell'essiano uno positivo e uno negativo, l'essiano è costante perché è un polinomio di grado 2, vuol dire che le linee di livello sono tutte verdi. E quindi poi l'insieme su cui andavamo a massimizzare, a minimizzare, era un cerchio, quindi tutto viene abbastanza facile. Okay? Allora, come vedete, geometricamente conferma quello che abbiamo fatto analiticamente, analiticamente conferma quello che troviamo geometricamente. Le cose devono andare d'accordo. Non è possibile che la geometria dica una cosa e l'analisi dica un'altra. Quello che troviamo dal ragionamento analitico deve essere confermato dall'aspetto geometrico delle curve di livello. Chiaro? Vabbè, e questo è uno. Adesso andiamo a fare un altro. Ok. Va bene, adesso cancello tutto. C lo lascio uguale. I F la cambio. Andiamo, semplicemente cambio un segno. Allora, prendiamo F di XY. Uguale x quadro più 2x più 3y quadro più 3y quadro. Ok? Dobbiamo fare il massimo e il minimo. E il minimo. Yes. Allora. Cosa cambia? Andiamo a fare il gradiente di F. Questo fa 2x più 2, 6y, che è uguale a vettore 1, stesso lo se xy è uguale a meno 1, 6. Quindi il punto stazionario è lo stesso di qui. Ed è l'unico punto stazionario. Oh, cosa capita se questo, per esempio, se qua allora facciamo prima il centro.
Allora, adesso a noi capita che il punto stazionario sia qua, ok? Cosa capita se il punto stazionario stava qua? Semplicemente, se sta fuori dell'insieme lo ignorate. Voi andate trovando i punti stazionari interni. Se sta fuori dell'insieme non è stazionario, perché c'è, cioè, è stazionario ma non è interno. Cioè io tra tutti devo andare a vedere, cercare il punto stazionario tra i punti interni. Oh. Adesso però, chi è la mia matrice hessiana? H è sempre costante perché siamo sempre in presenza del problema 22, 2, 0, 0, 6. E quindi ha due valori, tutti e due positivi, dappertutto, quindi in particolare anche nel punto stazionario. Attenzione di non fare l'errore. Dice, poiché gli autovalori sono, io prendo un altro punto, acqua gli autovalori sono tutti e due positivi dell'essiano, quindi questo è il punto di minimo. No, prima devi verificare che il gradiente sia 1. E poi solo dei punti stazionari devi vedere gli autovalori. Cioè devi vedere gli autovalori dell'essiano. Quindi prendiamo questo punto, boh, capita che l'essiano sia costante, quindi gli autovalori sono sempre 2 e 6. Ma a me interessano gli autovalori nel punto meno 1, 0, però sono sempre 2 e 6 e sono tutte e due positivi, che vuol dire che è un punto di minimo, quindi questo qua è un minimo. Poi vediamo se locale o... però nel momento in cui non ci sono altri punti stazionari dentro, questo qua praticamente è comunque un minimo anche assoluto. Comunque si capirà un po' meglio dopo. Però, perché anche un... allora, questa funzione chi è? Questa funzione, come prima, è x più 1 al quadrato più 3y quadro meno 1. Quindi è una somma di quadrati più una costante. Quindi in realtà nel punto meno 1 e 0 quei quadrati fanno tutti e due 0, che meno di 0 non possono fare. Quindi già questo vi dimostra che la funzione in quel punto ha il minimo assoluto, perché c'ha il minimo assoluto su tutte e le due. Cioè, voglio dire, questa qua non ha altri punti stazionari su tutte e le due. Questo è un minimo. Se c'aveva dei valori più bassi, no? Io so che localmente mi allontano da là, la funzione sta salendo, però se poi dopo la funzione deve scendere dall'altra parte, da qualche altra parte deve avere qualche altro punto stazionario indipendentemente da C, quindi quello là effettivamente è un minimo assoluto su tutte le due, e quindi è un minimo assoluto anche su C, che quando è assoluto su tutte le due è un minimo anche su C. Va bene, perché i minimi e i massimi su R2 tu che cosa per trovarli devono essere stazionari. Allora tu sai che qua c'è un punto stazionario, sai che è un minimo locale, altri punti stazionari non ci stanno, che vuol dire sta funzione su C il minimo ce l'ha in assoluto là e il massimo non ce l'ha, perché sale sempre, se lo mettiamo su un insieme limitato il massimo non c'è, se invece mi fermo su un insieme limitato il massimo c'è. Per trovare il massimo sulla frontiera, il massimo ovviamente dove sta sulla frontiera. Come facciamo? Facciamo come prima. Stavolta la mia funzione g di t è uguale a f di 3 cos t 3 sin t. Come prima, perché la parametrizzazione, la frontiera insieme è rimasto quello di prima, la parametrizzazione è la stessa di prima. Adesso quindi quant'è? Quindi qua viene 9 cos quadro t più 2 più 6 cos t più 27 sin quadro t, che è uguale a 9 più 6 cos t, stavolta più 18 sin quadro t.
Okay? E 9 meno 9, se inquadro t, stavolta è più 27 meno. Prima era meno 27 meno 9, cioè meno 36, stavolta è più 27 meno 9, più di 9. Okay? Questa è la mia funzione. Andiamo a fare g' di t. G' di t fa meno 6 seno di t più 36 cos t, senti, uguale a 0. Quindi cosa abbiamo? 6 seno di t che moltiplica meno 1 più 6 cos t uguale a 0. Quindi stavolta o seno di t uguale a 0, ma seno di t uguale a 0 in 0 e pi greco, che sono come gli stessi punti di prima, quindi non dico che rifaccio tutto il conto, perché questi sono due punti stazionari dove si annulla il seno. Oppure abbiamo gli altri punti, quelli che abbiamo chiamato t1 e t2, in questo caso saranno arco coseno di un sesto, e T2 sarà 2π greco meno arco coseno di un sesto. Quindi, perché stavolta, allora, un sesto l'arco coseno fa 1,40 circa, 1,400. Quindi che significa? Che stavolta il punto sta qua, sta un po' prima di pi greco mezzi, e l'altro punto chi è? 2 pi greco meno questo vuol dire che la stessa x, ma la y opposta, perché quando io cambio con 2 pi greco meno il coseno rimane uguale, ma il seno cambia segno. 2 pi greco meno è come fosse meno t1, coseno di meno t1 uguale a coseno di t1, seno di meno t1 uguale a meno coseno è pari seno di t. Va bene, quindi i punti sono questi quattro qua. Andiamo a vedere un po' qual è la situazione. Allora, f di 0,0 fa sempre 15. F, scusate, di 3,0 fa sempre 15. 9 più 6 più 0 fa 15. F di meno 3,0 fa sempre 3, perché sull'asse x la funzione non è cambiata, è y più 3y uguale, meno 3y uguale, non cambia niente. Stavolta però F di 3 coseno di t1, 3 seno di t1, quanto fa? Fa f di un sesto, scusate, un mezzo, virgola, voglio fare la radice di 9 meno un quarto. E l'altro sarà f di un mezzo, la radice di 9 meno la radice di 9 meno. Però questi qua sono uguali, perché? Perché vedete, hanno la x uguale, la y è opposta, e quindi quando andrò a fare la mia funzione x quadro più x rimane uguale, meno 3y uguale rimane uguale, perché o più y o meno y quando elevo al quadrato mi dà lo stesso valore. E quanto farà? Questo non mi serve più, lo posso cancellare, mi farà un quarto, che è il quadrato di un mezzo, più 1, che è il doppio di un mezzo, meno 3 volte 9 meno un quarto, quindi scusate, più 3 volte 9 meno un quarto, quindi qua mi viene 27 più 1 fa 28
meno, meno 3 quarti più un quarto fa meno un mezzo, se, se preferite 27 e mezzo. Oh, quindi allora qual è la situazione stavolta? Dove ce l'ho il massimo? Qua. E questi punti cosa sono? Non sono né massimo né minimo. Perché guardate, qua la funzione vale meno 1, qua la funzione vale 27 e mezzo, qua la funzione vale 15, qua la funzione vale 3. Il grafico di questa funzione, se voi lo poteste disegnare qua sopra, sul dominio, è un paraboloide. Siccome il paraboloide è stato spostato, quando lo vado a carotare, quando lo vado a tagliare, il minimo rimane sempre al vertice del paraboloide. Qua il paraboloide è salito un po' di meno, qua è salito di più, qua è salito una cosa intermedia. Ma allora, come funziona sulla frontiera? Ah, scusate, no, non è salito una cosa intermedia, è salito di più perché? Perché qua la funzione nella x sale, ma nella x sale più velocemente perché c'è il 3 davanti. Perché x quadro più 3y quadro. Quindi, come funziona? Funziona che la... Allora, guardiamo la situazione solo sulla frontiera. La funzione da qua a qua sta salendo. Da qua a qua sta salendo. Da qua a qua sta salendo. Da qua a qua sta salendo solo sulla frontiera, ok? Se guardiamo la situazione su questi assi qua o la funzione qui sta salendo. E qui pure sta salendo. Allora, come vedete, stavolta, mentre qui sapete che sono i massimi assoluti, se andate a fare il grafico dei vari gradienti, qua verrà un gradiente, verrà così. E poi vediamo pure con le curve di livello, perché là viene il massimo. Ok? Verrà, deve essere ortogonale alla frontiera. Comunque, qua sono, in ogni caso, sono massimi assoluti, quindi devono essere anche massimi locali. Questi invece, lo vedete che qua la funzione, qua vale di meno, qua sale. Quindi questo qua, se io lo guardo solo sulla frontiera, è un punto di minimo relativo. Se lo guardo sull'insieme, di qua vale di meno, di qua vale di più, non è né massimo né minimo. Questo è il ragionamento che dovete fare. Allora dice, come si fa a vedere con le curve di livello? Allora, invece di cancellare, faccio una figura, la faccio a fianco. Vediamo se la riesco a fare quasi uguale. Allora, il minimo stava qua. Allora, se andiamo a fare le nostre curve di livello, vedremo che sono delle ellissi un po' schiacciate così. Succede quando arrivo qua? Allora, vabbè, il disegno è venuto particolarmente male, però vedete che la mia curva di livello, quando arrivo al livello di questo punto qua,
La curva di livello, questa qui, lascia la frontiera tutta, tutta dalla stessa parte. Quindi sulla frontiera quella effettivamente è la prima curva di livello. Se le curve di livello sono aumentate, quella è un minimo relativo. Ma se guardate tutto il cerchio pieno, un pezzo del cerchio sta dentro qua, nella parte interna racchiusa da queste ellisse, e l'altro pezzo del cerchio, questo qua e questo qua, sta dalla parte esterna. Quindi sul cerchio non lascia l'insieme tutto dalla stessa parte. Quindi questo punto di qui sulla circonferenza è un minimo relativo, sul cerchio non è né massimo né minimo. Poi cosa succede? Succede che le curve di livello, siccome io l'ho fatte poco schiacciate, ma in realtà sono molto schiacciate, a un certo punto arriva che toccano anche di qua. Ok? Poi diciamo, ripeto, il disegno è venuto male in partenza. Quando toccano anche di qua, vedete, la stessa cosa succede pure di qua, tale e quale. Sulla frontiera, diciamo, la circonferenza è tutta dalla stessa parte rispetto alla curva di livelli. Invece, per quanto riguarda il cerchio, no. Quindi questo è un altro punto che è un minimo relativo sulla frontiera, ma non è né massimo né minimo sul cerchio. Quando finalmente arrivo all'ultima curva di livello che tocca l'insieme, allora vedete che quest'ultima ellisse lascia, che finalmente lascia il cerchio tutto all'interno, ma dove tocca l'insieme? In questi due punti qua. Poi l'ulteriore curva di livello, appena salgo un altro punto di livello, esco fuori dall'insieme. Quindi quella è l'ultima curva di livello che tocca l'insieme, quindi questi due sono i valori di massimo. È chiaro? Ok. Diciamo che in linea di massima il compito, nel compito, gli esercizi di massimi e minimi molto probabilmente riguarderà come funziona il polinomio di grado 2. Magari non così semplice, cioè lo giro un po', no? Perché le coniche abbiamo imparato a studiare. Ok. Quindi questo perché in questo modo riesco anche a assorbire l'esercizio sulle coniche. Quindi non farò l'esercizio sulle coniche a parte, ma lo mettiamo all'interno. Essendo la funzione da studiare un polinomio di grado 2, le curve di livello sono coniche, quindi se uno le vuole studiare. Ok? Ok. Però adesso vedremo delle altre situazioni. Ok? Andiamo a vedere altre situazioni. Ok, vediamo un terzo esempio. Allora, vediamo un terzo esempio piuttosto semplice. Allora, prendiamo, allora, C è l'insieme degli XY tali che il valore assoluto di x più y sia minore o uguale di 4, ma mettiamo minore o uguale di 2, e mettiamo f di xy uguale e alla x più y. Allora, qui abbiamo un problema diverso.
la funzione non è più un polinomio, però ha una struttura abbastanza semplice, una funzione della sola x più una funzione della sola y. Ok? Allora, prima cosa, andiamo a fare i gradienti. Allora, il gradiente c'ha, qua c'ha 1, qua c'è la x, nessuno dei due sa nulla mai. Che la x è sempre positiva o qualunque valore di x. 1 è sempre 1, quindi certamente nessuno dei due fa 0. Anzi, sono tutti e due positivi. Questa è una informazione importante. Allora, andiamo a fare l'essiano. Vabbè, l'essiano non ci serve, non ci sono punti stazionali, quindi l'essiano ce lo possiamo risparmiare. Andiamo a descrivere chi è C. Allora, supponiamo che x e y che siamo nel primo quadrante. Se siamo nel primo quadrante, x più y, allora questo valore assoluto non serve perché qua nel primo quadrante il valore assoluto di x più y fa x più y. X più y meno uguale di 2, nel primo quadrante significa questa zona qua, nel primo quadrante. Cioè, per capirci, questa è una funzione continua, valore assoluto di x più y, perché è una funzione composta di funzioni continue. Se vi ricordate, abbiamo dimostrato che è una funzione continua. Andiamo a vedere dov'è uguale a 2. Allora, nel primo quadrante è uguale a 2 su questi punti qua. Questo qua è il punto 0, 2. Questo qua è il punto 2, 0. Questa è la retta y uguale meno x, che infatti qua y meno x più x fa costante uguale a 2. Adesso se lo fate negli altri quadranti, vi viene questa figura qua. Cioè viene un quadrato messo a diamante. Vediamo. Perché la cosa è partita sbagliata in partenza. Sempre a un quadrato ci assomiglia molto poco, se lo girate, però meglio di prima. Un po' meglio di prima. Questo perché? Pensiamo, mettiamo nel secondo quadrante. Nel secondo quadrante la y è sempre positiva e la x è negativa, quindi quando io scrivo nel secondo quadrante questa chi è? Che retta è? È ho sbagliato perché devo fare quello che ho scritto io, non è, ci metto l'intersezione intersecato a x meno y, se no mi viene solo la striscia. Se io ci metto solo questa,
mi viene tutta la striscia infinita, perché per esempio qua sopra x più y fa 0, sulla retta x uguale a meno x, e quindi sta tutta una striscia. Quindi devo mettere l'intersezione di questi due. Io voglio questo diamante, quindi devo mettere l'intersezione di questo. Va bene? Ok, quindi prendo C così, mi viene questo insieme qui. Adesso voglio fare il massimo su C e il minimo su C di F. In realtà questo problema è molto più semplice di quello di prima, nonostante la funzione non sia un polinomio. Allora, cosa possiamo dire? Punti stazionari di quella funzione ci stanno su R2? No. Allora il massimo dove sta? Il minimo dove sta? Sulla? Sulla frontiera. Allora, cosa devo fare? Per prima cosa, allora, qui ci sono quattro pezzi di frontiera. In realtà, però, io cosa posso dire? Posso dire che di questi qua, allora, se vado trovando i massimi e i minimi anche locali, li devo analizzare tutti e quattro. Se vado a analizzare, se voglio invece analizzare solo il massimo e il minimo assoluto, mi basta andare a vedere solo questo pezzo qua e questo pezzo qua. Perché? Io so che da f in dx è maggiore di 0 sempre, perché è la x, è la stessa da f in dx. Questo che vuol dire? Che se io mi sposto in basso o se mi sposto a sinistra la funzione scende da qualunque punto io parto. Quindi che vuol dire? Se spostandomi in basso la funzione scende, può avere il massimo, il minimo qua, su questa parte qua? No, perché da qua io scendo e vado qua e quindi la funzione scende. Quindi questa roba qui per il massimo non serve. Ma neanche questo serve, perché una volta che io sto qui, se mi sposto a sinistra vado qui. Quindi il minimo sta sicuramente su questo segmento. E il massimo dove sta? Per identici motivi, per analoghi motivi, il massimo sta qua. Sta su questo segmento. Allora adesso devo parametrizzare questo segmento. Allora, come si parametrizzano questi segmenti? Cominciamo con questo che è più facile. Qua abbiamo t 2 meno t per t compreso tra 0 e 2. Quando t è uguale a 0 viene 0, 2, quando t è uguale a 2 viene 2, 0. È la retta y, y più x uguale costante, infatti y più x uguale a 2, infatti se fate questo più questo viene 2. Allora, chi è la funzione? Adesso devo fare f di t 2 meno t. E qua mi viene e alla t più 2 meno t. E t è sempre compreso tra 0 e 2. Adesso faccio la, questa è g di t. Faccio la derivata g' di t uguale e alla t meno 1. E alla t meno 1. Allora, che cosa osservo? Osservo che questa derivata è maggiore o uguale a 0. Perché e alla 0 fa 1, quindi qua viene 0. Se t è maggiore di 0, questa viene ancora più grande. Quindi che vuol dire? Questa mia funzione tra 0 e 2 è strettamente crescente. Uno dice, no, ma in 0 la derivata faceva 0. Eh sì, però in tutti gli altri punti fa è maggiore di 0. Quindi se tu applichi il teorema di Lagrange tra 0 e qualunque altro punto, in realtà qua su questo segmento la funzione è strettamente crescente, muovendosi in questa direzione. Infatti, se
Se voi andate a fare f di 0,2 fa 2, f di 2,0 fa e al quadrato. E qualunque valore, diciamo, se ci mettete f di t 2 meno t fa e alla t più 2 meno t. Per quello l'abbiamo detto prima, una funzione strettamente crescente. Quindi qua la funzione vale, cancello i punti, ci mettiamo i valori, qua la funzione vale 2, qua la funzione vale e quadro. Per analoghi motivi adesso devo fare la funzione qua x più y è uguale a meno 2, quindi qua devo fare t virgola meno 2 meno t, per t compreso tra meno 2 e 0. Infatti quando t è uguale a meno 2 viene meno 2, 0. Quando t è uguale a 0 viene 0 meno 2. Quindi la mia funzione calcolata qua sopra fa e alla t meno 2 meno t, che è la stessa funzione di prima, semplicemente c'è stato tolto un 2 in più. E quindi questa qua è una funzione pure questa monotona in t. E quindi qua la funzione pure sta salendo in questa direzione. Ok? Quindi f di meno 2,0 fa e alla meno 2, f di 0,  che f di 0 meno 2 fa meno 2. Quindi qua la funzione vale e alla meno 2 ancora positiva, e qua la funzione questa fa e meno 2, ecco, l'ho sbagliato, qua la funzione fa e meno 2 che è più grande di questo. Se voi andate a fare il conto, e alla meno 2 fa circa tra un ottavo e un nono, e alla e meno 2 fa 0,78, qualcosa del genere. Quindi il minimo sta qua e il massimo sta qua. Ora, si può vedere questa stessa cosa con le curve di livello? Come sono fatte le curve di livello? Allora, se andiamo a scrivere una curva di livello è di questo tipo: e alla y uguale e alla y più x uguale costante. Quindi y uguale la costante c meno e alla x. Allora, c meno e alla x, meno e alla x, cominciamo con il livello. Il livello 0 vediamo un po' se ho sbagliato qualcosa. Ah, no, certo che ho sbagliato. Ho sbagliato perché qua la funzione, ho sbagliato un'altra cosa, qua la funzione non è vero che sale. Perché non è vero che sale? È vero che la derivata è la stessa di prima, questa è g di t. Ehi, g' di t è uguale a e alla t meno 1. Però
è il problema? Il problema è che adesso t non è compreso tra 0 e 2. Io sono rimasto legato qua e alla t meno 1 qui è maggiore o uguale a 0, ma perché? Perché t è compreso tra 0 e 2 e alla 0 fa 1. Se t è maggiore di 0, la t è maggiore di alla 0 perché l'esponenziale è crescente, quindi questo è più grande di 0. Quindi questo qua, siccome t è minore o uguale di 0 e alla t è minore o uguale di 1, quindi questo qua è minore o uguale di 0. Quindi qua la funzione scende. Ecco. Perché ho sbagliato infatti, perché a quel certo punto mi sono autoconvinto. Qui la funzione vale e alla meno 2, l'avevamo calcolata correttamente. Qua la funzione non vale e meno 2 perché x non è 1 ma è 0. E alla 0 fa 1, 1 meno 2 fa meno 1, quindi qua la funzione è negativa. Quindi qua la funzione sta scendendo, quindi la funzione sale da questa parte. La funzione da qua a qua pure sale. Da qua a qua lo potete fare per esercizio, se lo volete fare, ma comunque da qua a qua bisogna vedere se sale. Adesso magari lo capiamo con le curve di livello. Perché lo capiamo con le curve di livello? Perché chi è la curva di livello? Cominciamo con c uguale 0. Cosa viene? Viene y uguale a e alla meno x. La funzione e alla meno x fa così. È l'opposto dell'esponenziale. E alla 0 e alla meno scusate, meno e alla x, meno e alla 0 fa meno 1. Poi cosa devo fare di questa curva di livello quando cambia c? Semplicemente la devo alzare o abbassare. Oh, attenzione che queste curve qua si schiacciano. Perché si schiacciano? Perché quella che deve essere costante deve essere la distanza in verticale. Ok? Questo si vedrebbe molto bene con un computer. Allora che succede? Che quando l'ho abbassata abbastanza, l'ultima curva di livello che tocca l'insieme, se andate a fare i conti, è proprio qua. Quindi questo qua sarà il minimo. E qual è? Sarà. Che succede qua? Succede. Beh, qui succede così. Qua bisogna capire semplicemente se qua. Qui succede così. Una cosa così. Questo perché se vi ricordate fatelo e scoprite che la curva qua non esce fuori e rientra dentro, ma vi lascio tutto questo segmento dalla stessa parte. Perché sto seguendo dalla stessa parte? Perché abbiamo già dimostrato che su quel segmento la funzione era crescente. Se la curva uscisse e rientrasse dentro non potrebbe essere così. Invece appena la alzo un po', l'ultima curva di livello mi toccherà l'insieme qua. Fatelo con il computer, si vede meglio. Per alzare la curva di livello. Ok. Allora, quindi, dalla prova della curva di livello si capisce che intanto la funzione qua sale sempre. E qua pure. Perché le curve stanno salendo e questo segmento stanno spazzando in questo senso al suo. Idem qua sopra. Ok? Cioè, se io mi sposto, in effetti qua è banale che la funzione deve salire e deve salire, perché io qua, muovendomi in questa direzione, faccio salire sia la y che la x,
e anche qua la stessa cosa, facendo salire sia la y che la x, mi aumenta sia questo valore e quindi mi aumenta anche la sub, quindi è banale, ok? Ma come vedete, adesso, ripeto, la figura qua viene un po' più ostica, potete farla meglio a casa con... però nel momento in cui qua è facile sbagliarsi, perché in due dimensioni è più difficile, cioè, in tre dimensioni è ancora peggio ovviamente, però se voi confrontate quello che state facendo algebricamente o analiticamente con quello che fate geometricamente ve ne accorgete. Qua a un certo punto ho detto un paio di fesserie, ma me lo porto subito la terminale, chiaro? Quindi se appena uno si distrae poi controlla e corregge, va bene? Ok, vediamo un po'. Andiamo a vedere, rifaccio la figura qua. Invece di fare un altro esercizio, vabbè, sto quadrato viene sempre più storto. Allora, questo era il punto 2,0. Allora, il gradiente noi l'abbiamo descritto qua e alla x1. Andiamo a disegnarlo in particolare in questi quattro punti. Ok? Allora, nel punto 2,0 il gradiente quanto fa? E alla 2,1. Quant'è? Allora, il punto è 2,0. Questo è e al quadrato 1,1, lo applico qui. Adesso se fate la perpendicolare al gradiente, questo gradiente è quasi orizzontale, perché? Perché al quadrato è quasi 9, 8 e rotto. E quindi è quasi orizzontale, quindi la perpendicolare è quasi verticale, è ovvio che lascia l'insieme tutto a sinistra. Quindi questo è almeno un massimo locale. Poi in realtà è il massimo assoluto. Poi se lo faccio qui invece il gradiente, il gradiente è e alla meno 2,1, quindi il gradiente è così. Stavolta 1 rimane sempre 1, ma questa componente qua è un nono. Qua ho esagerato la lunghezza verticale, ma per farlo vedere meglio. Però diciamo la lunghezza orizzontale è un nono di quella verticale, la direzione del gradiente. Quindi quando andate a fare l'ortogonale, siccome questa è quasi verticale, questa è quasi orizzontale, vedete che vi spacca l'insieme per forza? Quindi questo qua non può essere né un massimo né un minimo. Da questa parte salgo, da questa parte scendo. Andiamo a vedere qua. Qua è il gradiente è se x è uguale a 0 il gradiente è 1,1. Quindi in realtà il gradiente qua fa così e qua fa così. Allora, infatti questa curva di livello sta fatta disegnata male. Questa curva di livello deve disegnare in maniera tale che qua deve essere tangente qua, come questa è la tangente di qua. Perché cosa succede? Succede che la curva di livello, essendo ortogonale al gradiente, ma il gradiente è questo che è ortogonale a questo, la curva di livello qua dovrà avere la stessa tangente di questa, qua. Però poi uno da come la fa sa che in realtà sta sotto, cioè l'ha dimostrato, perché con la derivata qua è maggiore o uguale di 0, là è minore o uguale di 0. E anche qua la curva di livello qua farà così, e quindi questo è il punto di minimo. Vedete, la curva di livello lascia l'insieme tutto alla stessa parte, tutto di qua. Questo non è né massimo né minimo, perché
la funzione di qua vale di meno di qua vale di più. Quindi se poi vi aiutate con un computer si capisce ancora meglio, però anche facendo i conti a mano e facendo due figure si fa, basta saperlo fare. Ok? Va bene, facciamo l'ultimo esempio, abbiamo 10 minuti, quindi una cosa proprio semplice, veloce, veloce. Oh, su questo argomento, poi ripeto, lo riprenderemo, il grosso l'abbiamo detto. Lo riprenderemo a tempo debito per parlare dei moltiplicatori di Lagrange, dei massimi e minimi vincolati in maniera più estesa. Almeno un cenno ai moltiplicatori di Lagrange lo faremo. Facciamo l'ultimo esempio, f di xy uguale xy più e alla y, e lo facciamo vediamo un po', lo facciamo sul quadrato valore assoluto di x minore o uguale di 1 valore assoluto di y minore o uguale di 1. Questo è c, uguale insieme dell'xy, lo sto scrivendo al contrario, però penso si capisce. Okay. Allora, chi è questo quadrato? Il quadrato stavolta l'ho messo dritto, il quadrato meno 1, 1 per meno 1, 1. Beh, chiaramente viene più facile da disegnare. Allora, noi cosa sappiamo? Sappiamo che la funzione è la somma di due pezzi xy. Guardate, se volete trovare il massimo e il minimo veloce veloce, senza fare neanche una derivata, la funzione xy dove ce l'ha il massimo su quel quadrato? È banale, qua. Perché? E il mini, scusate, il massimo è qua e qua, perché il massimo, al massimo x e y in valore assoluto sono minore o uguale di 1, affinché sia uguale a 1 sono possibili, se x per y fa 1 e tutte e due sono minore o uguale di 1 in modulo potete avere solo 1, 1 e meno 1, meno 1. Ok? Questo è il massimo di solo questo pezzo qua, mentre e alla y quanto vale? E alla y le funzioni di livello sono delle linee orizzontali, il massimo vale qua e il minimo vale qua, ma qui abbiamo il minimo, la funzione è qua, il primo pezzo vale meno 1, qua mettiamo la funzione xy, qua vale 1, 1, meno 1 e meno 1, questi sono i massimi e questi sono i minimi. È banale questo, ci vuole poco, potete farlo per esercizio. Invece e alla y qua vale e, qua vale e alla meno 1 su tutta questa linea qua, e qua vale 1 su questa linea qua. Allora la somma dove ce l'avrà il massimo? Beh, questo comunque è un punto di massimo di questo, questo è un punto di massimo di questo, la somma ce l'avrà qua, quindi allora, xy più e alla y qua vale 1 più e,
e solo qua vale 1 più e, perché se mi allontano da qui localmente la funzione scende, e se prendo, uno dice ma vale anche 1 qui, sì però qua l'altra funzione non ci valeva e, ma vale 1 su e, quindi il massimo sta qua, vale 1 più e, e il minimo dove sta? Il minimo sta qua. Ragazzi, qua stiamo a fare lezione. Il minimo vale meno 1 più 1 su e. Questo minimo qua. Noi sappiamo che la funzione è... E qua c'è il minimo. Per forza. Perché questo è un punto di minimo per questa funzione, questo è un punto di minimo per questa funzione. Cioè lo stesso punto è il punto di minimo anche per l'altra funzione. Quindi vuol dire che è un punto di minimo per la somma. Ok? Se mi sposto, una delle due funzioni sale, la somma sale. Chiaro? Qua verranno valori intermedi. Poi adesso completatevi l'esercizio andando a fare curve di livello, andando a fare un po' tutto il resto. Però se andiamo cercando soltanto il massimo assoluto e il minimo assoluto, il minimo assoluto sta qua e vale questo valore, il massimo assoluto sta qua e vale questo valore. Ok? Questo esercizio lo lascio incompleto, ma è molto semplice finirlo, perché ci abbiamo solo 4 minuti. Allora, prossimo che si muove, ci sta ancora lezione qua. Prendete posto dopo, se no vi piglio i nomi a uno a uno. E guardatemi quando parlo. Allora, facciamo un piccolo riepilogo questi 3 minuti. Massimi e minimi per adesso abbiamo finito. Abbiamo detto quello che volevamo dire. Il grosso, ci sono tante altre cose da dire, ma non le, per adesso non le affrontiamo. La prossima lezione iniziamo un altro argomento. Equazioni differenziali. Ok? Iniziamo le equazioni differenziali. Faremo prima, non mi pare che, non mi ricordo se abbiamo fatto in analisi 1, abbiamo fatto il teorema delle contrazioni. Pare di no. Quindi facciamo prima il teorema delle contrazioni, che avrà un'applicazione diretta nelle equazioni differenziali, e poi affronteremo questo. Vedremo che anche lì il discorso di imparare a fare dei grafici di funzione in R2 ci aiuterà molto, perché anche lì avremo le soluzioni della stessa equazione differenziale al variare della condizione iniziale, e vedremo che anche lì, allora, per esempio, due curve di livello si possono intersecare? No. Vabbè, quelle non sono curve di livello, però anche lì avranno delle regole particolari per interagire le une con le altre. Vedremo che in generale due soluzioni, due curve integrali, si chiamano curve integrali, normalmente non si toccano. In alcuni casi si possono toccare, però non si possono. Le curve di livello, per esempio, invece una curva di livello poteva avere una forma a croce, la stessa curva di livello, si poteva incrociare dove c'era il punto 6. Ora vedremo che due curve integrali relative a condizioni iniziali diverse non si possono mai incrociare. Quindi anche lì, diciamo, i ragionamenti di carattere geometrico aiuteranno molto a capire qualitativamente come sono fatte le soluzioni di una certa equazione differenziale. Ovviamente ci sono tanti metodi algebrici per risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali a seconda dei tipi, perché alcuni tipi si risolvono in maniera esatta. Diciamo, da quel punto di vista è una complicazione dell'esercizio di integrazione indefinita. Come fai l'integrale indefinito risolve un'equazione differenziale? Qual è l'equazione differenziale? Y' uguale ad f, cioè la derivata della funzione uguale a una certa funzione data, no? Integrale indefinito di f, se f è grande, la funzione integrale, cosa risolve? F grande primo uguale a f piccolo. Questo è il teorema fondamentale del calcolo integrale. Quindi avremo mercoledì
ci avremo questo, inizieremo a affrontare l'argomento dell'equazione differenziale.